abbiamo voluto dedicare un'intera giornata al nostro pomodorino, che è una delle eccellenze più ricercate. La sua peculiarità è dovuta proprio al fatto che è coltivata in asciutto, quindi non senza irrigazione, e le caratteristiche le vengono attribuite proprio dalle caratteristiche pedoclimatiche del nostro territorio. Stiamo e vogliamo davvero avviare un grosso processo di valorizzazione del pomodorino, e possiamo quindi anticipare anche in anteprima che a breve il nostro pomodorino sarà uno dei primi prodotti a potersi fregiare della denominazione DECO, la denominazione comunale. Proprio ieri in giunta abbiamo formalizzato l'avvio di questo iter amministrativo. Siamo convinti che, muovendo le giuste leve del marketing territoriale, i risultati possono essere più che lusinghieri. Il sentiero giusto è questo, ci crediamo fermamente e lo stiamo solcando con forza. La giornata dedicata al pomodorino ha avuto inizio proprio da questa mattina con una serie di eventi sportivi, un torneo di calcio, di calcetto, anzi stanno continuando ancora a giocare, poi dei laboratori nel pomeriggio, laboratori con i bambini che stanno trasformando, ecco, il pomodorino in salsa, in vari prodotti, e i nostri operatori che da questa mattina stanno cucinando funghi per la sagra. Alle 18 ci sarà questo convegno dal titolo San Bartolomeo e il suo pomodorino, luci ed ombre, che appunto cerchiamo di mettere in risalto quelle che sono le attuali condizioni e i processi migliorativi di valorizzazione del prodotto stesso. Il menù è composto da bruschette e pizzelle fritte al datterino, con cavatelli, poi dopo sempre con datterino e polpette, cace e uovo, cioè formaggio e uova, poi straccetti di vitello sempre al datterino, acqua e buon vino. Il vino è davvero ottimo, ve lo consiglio. Siamo convinti che sia un evento che potrà dare tanto e darà tanto.